Visitare Tokyo per la prima volta è come atterrare su un altro pianeta. È una città moderna fatta di grattacieli, neon, negozi di elettronica, ampi complessi commerciali e innumerevoli bar e club. È completamente diversa dalle capitali occidentali, ma sono i suoi abitanti, provenienti da ogni parte del mondo, a renderla straordinaria. È una delle più popolate metropoli del mondo, con oltre 12 milioni di abitanti che continuamente affollano metropolitane, marciapiedi e negozi ad ogni ora del giorno e della notte. Tokyo, tuttavia, è anche immersa nella storia e nella tradizione, con santuari, templi e dozzine di musei. Da quelli più tradizionali di arte e storia a quelli più insoliti con svariate collezioni di parassiti. In passato fu devastata da incendi e terremoti e in gran parte distrutta dai bombardamenti del 1945. Dopo la Seconda Guerra Mondiale venne sottoposta a imponenti opere di restauro e riedificazioni. Fra le attrazioni turistiche più importanti da visitare vi è la Torre di Tokyo, alta 333 metri, 3 metri in più della Torre Eiffel di Parigi. Con l'ascensore si può raggiungere il primo e il secondo piano, arrivando ad un'altezza da cui si può osservare un bellissimo panorama della città e della sua baia, e spaziare fino alla vicina Yokohama, seconda città del Giappone. Altra attrazione turistica da vedere è il Palazzo dell'Imperatore, che si trova nel cuore della città in un luogo storico e tranquillo. È situato in un grande parco circondato da fossati e mura massicce, a poca distanza dalla stazione di Tokyo. È la residenza attuale della famiglia imperiale giapponese ed è visitabile solo nei giorni 23 dicembre e 2 gennaio, prenotando con molto anticipo. Il giardino, invece, è aperto al pubblico tutto l'anno, escluso il lunedì e il venerdì. È un giardino piacevole, circondato da sezioni originali del fossato e comprende la casa del tè, un laghetto e alcune cascate. L'anima di Tokyo è senza dubbio Asakusa, uno dei suoi distretti più antichi, dove si trova il tempio buddista di Sensoji. Ogni anno milioni di visitatori si trovano davanti alla lanterna rossa di 3 metri, che è appesa all'entrata della Porta del Fulmine, dalla quale si accede al santuario interno protetto dalle statue del dio del fulmine e dal dio del vento. Il parco è un luogo molto piacevole, specialmente in primavera quando i ciliegi sono in fiore. Nel marzo del 1945 Asakusa fu quasi completamente distrutta da un pesante bombardamento aereo, ma fu ricostruita dopo la guerra. Si affaccia sul fiume Sumida, sul quale è possibile effettuare una crociera in barca di circa 40 minuti, passando sotto 12 ponti e davanti a gruppi di case antiche giapponesi, mangiando a bordo pesce fresco pescato nella baia. Altra attrazione famosa della città è il suo mercato del pesce, che è il più grande del mondo. Vi lavorano circa 65.000 persone. Si divide in due settori. In quello interno si tengono le aste dei tonni e le trattative fra i vari grossisti, mentre nel settore esterno si svolgono le varie attività commerciali dove si vende un po' di tutto al pubblico a prezzi estremamente convenienti. Il mercato si apre prestissimo, intorno alle 5 del mattino, ed è molto frequentato dai turisti. Gli addetti ai lavori si muovono frettolosamente a piedi o con mezzi meccanici specializzati in mezzo ai visitatori, trasportando e immagazzinando la merce e preparandola sui numerosi banchi di vendita,
i prodotti più importanti del mercato sono i tonni, che durante le aste vengono depositati ordinatamente a terra, ancora congelati e senza la testa e la coda, per far osservare meglio il colore della carne, muniti di cartellini che indicano il peso, la qualità e la provenienza. Successivamente gli addetti ai banchi li sezionano adoperando seghe a nastro o dei lunghi e affilati coltelli e li vendono a fette pronte per essere adoperate in cucina per preparare i loro tipici piatti di sushi e sashimi. Il sushi è il piatto giapponese più noto, comprende varie preparazioni tutte quante a base di riso cotto per assorbimento d'acqua e condito con zucchero, sale e aceto di riso. È servito in piccole polpettine guarnite con una fettina di pesce crudo e con l'aggiunta di una pasta ottenuta dalla radice di una pianta, la wasabi. Prima di essere mangiato, il sushi viene intinto in salsa di soia che ha un potere antibatterico. Ecco come si presentano alcuni piatti della cucina giapponese. La colazione del mattino comprende cibi che al nostro palato possono sembrare molto forti, come verdure sott'aceto o in salamoia, polpo o pesce secco. Non può comunque mancare il riso cotto ad acqua e privo di qualsiasi condimento. Il resto delle vivande cambia a seconda della stagione e può spaziare dalle uova al pesce e alle verdure. Questo è un esempio di vivande servite in vassoio, in giapponese bento, servite anche racchiuse in scatola per gite, picnic o viaggi in treno. Un tipico piatto casalingo
il donburi, piatto unico, veloce da preparare e molto sostanzioso. Ha molte varianti. Quello della foto è chiamato genitori e figli. Si prepara cuocendo in brodo dashi del pollo con salsa di soia e mirin o sake. Quando la cottura è ultimata, si aggiungono uova sbattute e quando anch'esse sono a cottura, si versa il tutto in una grossa ciotola con riso già cotto e caldo. Paragonabile alla nostra pizza è questo piatto chiamato okonomiyaki. La base è un impasto di farina e cavolo. Può essere composta da verdure e carne con uova e salsa di soia che si cuoce su una piastra direttamente al tavolo o al bancone. È il piatto tipico di Osaka. Letteralmente significa cucina tutto ciò che vuoi. Viene infatti lasciata libera scelta al cliente di come comporre la pietanza a proprio gusto, scegliendo tra una grande varietà di ingredienti come carne, frutti di mare e verdure, da intingere poi nell'ingrediente principale costituito da una pastella di cavolo verza e altre verdure per formare così una specie di frittata da cuocere, come si è detto, alla piastra, farcendola poi a piacere con scaglie di pesce, maionese, salsa di soia o prezzemolo essiccato. Gli spaghetti giapponesi possono essere di tre tipi. I ramen vengono serviti in brodo e misti a carne, uova e alghe crude. I soba vengono serviti freddi in un apposito contenitore quadrato di bambù. Si possono gustare anche immergendoli in una salsa a base di soia, cipolline e uovo, oppure impastandoli con tè verde. Gli udon sono spaghetti piuttosto grossi che si servono in brodo guarniti di tofu fritto o gamberi. La cittadina di Hakone dista da Tokyo 90 km ed è una delle più famose e frequentate località termali del Giappone. È situata in un parco nazionale e sorge sulle sponde del lago Ashi, che costituisce una delle maggiori attrazioni del posto per la sua bellezza e per la sua posizione all'interno della foresta. È celebre per il suo tempio, per i fenomeni vulcanici attivi detti della Grande Valle Ribollente, ma soprattutto per i suoi bellissimi panorami del Monte Fuji, la montagna più alta del Giappone, nota anche come Fujiyama, la montagna sacra. È un vulcano alto 3.776 metri, ancora attivo, ma a basso rischio di eruzione, la cui sommità resta innevata per 10 mesi all'anno. Takayama è una piccola cittadina situata in una valle fra le cosiddette Alpi giapponesi. Durante l'inverno il suo clima registra una notevole differenza di temperatura fra il giorno e la notte e avvengono delle forti nevicate. La temperatura può scendere anche a 15 gradi sotto zero. In estate, invece, anche se il sole è molto intenso, grazie al fatto che l'aria non è molto umida, si ha una sensazione di freschezza e durante la notte occorre una coperta sul letto. Per le sue caratteristiche e dimensioni, si presta ad essere girata a piedi o in bicicletta. In 10 minuti a piedi si raggiunge infatti sia il centro che la stazione. È chiamata la piccola Kyoto per i suoi numerosi templi e le sue strade che ricordano infatti la più celebre città. Visitando questa antica cittadina sembra di essere tornati nel Giappone antico del 1600. L'antico villaggio, con le case dell'epoca e con i tetti spioventi, si trova ancora sulla riva orientale del fiume Miyagawa, che attraversa la cittadina. Sono
sono tutte case in legno al cui interno si trovano negozietti di prodotti tipici, di sakè o piccoli baracchini che preparano del cibo caratteristico. Ogni anno, a primavera e in autunno, vi si svolge una spettacolare festa, fra le più belle del Giappone, e in questa occasione la cittadina si anima con i carri decorati dagli artigiani del posto che sfilano nelle strade. Questa è una delle vecchie case museo del caratteristico villaggio di Hida. Sono case con ripidi tetti in paglia che sembrano mani in preghiera. Sono aperte al pubblico e all'interno sono conservati utensili di uso quotidiano e i loro caminetti vengono accesi ogni mattina. Il cimitero del villaggio e una risaia. Andiamo ora a visitare Kanazawa. La città è situata sulla tranquilla costa occidentale dell'isola di Honshu. Nacque verso la fine del XVI secolo e fu per tutto il periodo Edo la città più ricca e fortificata del Giappone. Vi abitò la famiglia feudale dei Maeda, una delle più potenti del paese. In ogni stagione dell'anno vi si svolgono delle caratteristiche manifestazioni come il Festival dei Ciliegi in Fiore nel mese di aprile e la magnifica sfilata storica nel mese di giugno. È una delle più ambite mete turistiche del Giappone per la sua posizione geografica situata fra i monti e il mare. Si trova a 4 ore da Tokyo e a 3 da Osaka. È una città piena di energia e positività e tanto verde. La sua stazione ferroviaria è un'opera dell'ingegneria moderna. Fra le cose interessanti da visitare vi sono la Casa del Samurai nel quartiere di Nagamaki, ottimamente preservata e con un giardino al cui interno si trova un albero di oltre 400 anni, i suggestivi vecchi quartieri delle Geische, il santuario di Oyama, il tempio di Myōruji, che è ricco di camere nascoste e passaggi segreti in caso di pericolo, e l'antico castello della città, tanti piccoli e fornitissimi negozi, alcuni anche italiani. E lo stupendo parco Kenrokuen, che è senza dubbio un capolavoro di arte giardiniera giapponese ed uno dei più bei giardini del paese, dove, in mezzo alle spettacolari piante, ai ruscelli d'acqua e ai variopinti fiori, si possono incontrare e conoscere persone provenienti da ogni parte del mondo. Vi si trova anche una chiesa cristiana. Andiamo ora a visitare Kyoto. Questa è la città vista dalla sua torre alta 131 metri, alla cui base c'è un albergo ed alcuni negozi. Di fronte ad essa si trova la stazione dei treni.
Kyoto fu fondata nel 795 d.C. dall'imperatore Kammu e fu capitale del Giappone fino al 1868, quando la corte si spostò a Tokyo. È stata il centro culturale del Giappone per centinaia di anni. Fu risparmiata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ed avendo quindi potuto conservare al meglio il suo patrimonio artistico, viene ancora oggi considerata dai giapponesi il cuore del Giappone. Ha una struttura quadrata con strade ad angolo retto secondo il modello urbanistico cinese. La parte storica della città è circondata da verdi colline e attraversata da nord a sud dal fiume Kamo. La sua avveniristica e spettacolare stazione ferroviaria fu completata nel 1997 e si presenta con tutta la sua imponenza architettonica, suscitando fin dall'inizio della sua costruzione molte critiche per il suo accostamento con l'altezza ridotta delle costruzioni cittadine. È una città di circa 1,5 milioni di abitanti, ma il suo traffico è piuttosto contenuto e appena si esce dalle grandi arterie si può respirare l'atmosfera tranquilla di una vecchia ed alquanto affascinante città. È piena di templi, alcuni dei quali occupano interi isolati, come quello di Myoshin-ji e Daitoku-ji. Il collegamento fra questi templi avviene attraverso percorsi pedonali, molto suggestivi e riposanti, a ridosso delle colline e affiancati da case molto vecchie e ben conservate e da ruscelli. È famosa in particolar modo per i suoi bellissimi giardini zen o giardini pianeggianti. Questi giardini vengono costruiti attorno ai templi, in spazi abbastanza ridotti ed oltre ad essere un abbellimento estetico, servono anche a stimolare la meditazione. In essi viene riprodotto un paesaggio utilizzando con grande maestria ghiaia, pietre, muschio e piante. La città, oltre che per le sue bellezze, è spesso visitata dagli appassionati di videogames provenienti da tutto il mondo. Qui, infatti, ha sede la Nintendo, notissima casa produttrice di videogiochi, tra cui spicca la sua mascotte principale, Super Mario. Kyoto è rinomata anche per l'artigianato tradizionale e in particolare per le ceramiche, oggetti laccati, incisioni sul legno, ventagli, tintura e tessitura della seta, e hanno sede in Kyoto anche le più importanti scuole di cerimonia del tè, di composizione floreale o ikebana e di teatro. L'aumento progressivo negli ultimi anni della temperatura media della Terra, comunemente conosciuto come effetto serra, ha fatto sì che i grandi capi di Stato di tutto il mondo si riunissero proprio a Kyoto nel 1997 per discutere e trovare assieme i rimedi per poterla controllare e fermare, impegnandosi a prendere comuni ed adeguati comportamenti atti a ridurre l'inquinamento atmosferico. Fu firmato quindi un accordo
un trattato internazionale chiamato appunto Protocollo di Kyoto, che è entrato in vigore nel febbraio del 2005. Il 6 agosto del 1945, alle ore 8:15 locali, questo grosso bombardiere sganciò sulla città di Hiroshima la prima delle due uniche bombe atomiche del conflitto, che portarono alla resa il Giappone. L'altra fu sganciata su Nagasaki. Ignare erano a quell'epoca le reali conseguenze del bombardamento. La bomba era lunga 3 metri, alta 70 centimetri e pesante 4.000 kg. Per l'esplosione nucleare morirono circa 70.000 persone ed altrettante rimasero ferite. In seguito ne morirono molte altre per le radiazioni ed il cancro. Alla distruzione atomica seguì la ricostruzione della città, cominciata nel 1949, ed oggi Hiroshima è una città di mare distesa fra dolci colline e piccole isolette, una città completamente moderna e un importante centro industriale in cui si trova anche la sede della Mazda, la nota casa automobilistica giapponese. In memoria di quel giorno terribile e delle numerose vittime, vi è stato costruito un luogo sacro, un parco museo della pace, ricco di oggetti, foto, plastici e filmati del prima e dopo bomba. Questo edificio, oggi noto come Tempio della Bomba A, è uno dei pochissimi in tutta la città a non essere stato completamente raso a terra. Ospitava la sede di un'industria di allora ed è incredibile come sia rimasto in piedi sapendo che la bomba atomica cadde verticalmente poco più in là, a circa 100 metri di distanza. È impressionante. Travi di acciaio distorte, colonne di cemento spezzato, mattoni affumicati. A terra, intorno al perimetro, si notano blocchi interi di cemento armato. Tutto è stato lasciato intoccato da quel fatidico istante, a perenne testimonianza di quanto accadde in quel terribile giorno. Questa è una foto dell'epoca. E questo è un dipinto in cui uno dei sopravvissuti ha voluto rappresentare lo scenario che seguì lo scoppio. Le corone colorate che si vedono ai piedi di questa statua, dedicata a tutti i bambini vittime della bomba atomica, sono costituite da migliaia di gru di carta. Questo volatile, nella tradizione giapponese, è simbolo di lunga vita e il suo legame con il grido per la pace e il disarmo universale che si leva dalla città di Hiroshima deriva da una storia rimasta impressa nella memoria di tutti gli abitanti. Sadako Sasami era una bambina che nel 1945 aveva 2 anni. Abitava con la sua famiglia a circa 1 chilometro dal punto su cui venne sganciata la bomba e rimase miracolosamente illesa. Crebbe e divenne una ragazzina intelligente e vivace, ma la bomba A non aveva smesso di uccidere. Nel febbraio del 1955, all'età di 12 anni, Sadako si ammalò di leucemia a causa degli effetti delle radiazioni di cui la zona rimase ed è tutt'oggi contaminata per effetto dello scoppio nucleare. Sadako era piena di voglia di vivere e nelle lunghe giornate in ospedale si dedicava a costruire con le scatole delle medicine e con qualche altro frammento di carta avesse a portata di mano, piccoli origami raffiguranti bene auguranti gru, guidata dal pensiero che se ne avesse fatte tante sarebbe guarita e vissuta a lungo.
ne aveva composte più di 1300, quando, dopo 8 mesi di malattia, la mattina del 25 ottobre 1955, i suoi sorrisi e la sua voglia di vivere smisero di animare la piccola stanza d'ospedale ed entrarono nella memoria straziata di tutti gli abitanti della città, a partire dai suoi compagni di scuola. Da quel giorno migliaia e migliaia di gru di carta, di tutte le dimensioni e di tutti i colori, prendono continuamente forma dalle mani dei bambini e di tutti gli abitanti di Hiroshima e vanno a costituire ghirlande, disegni, composizioni di ogni tipo che vengono utilizzate al posto dei fiori per onorare tutti i luoghi della memoria. Una miriade di piccole gru che vengono spedite alla città di Hiroshima anche da tutto il mondo e che nelle semplici ed accurate pieghe delle loro ali tengono ancora oggi in vita l'incredibile vivacità di Sadako e i suoi sogni colorati. Questa fiaccola arde 24 ore su 24 senza soluzione di continuità e verrà spenta solo il giorno in cui tutto il mondo avrà messo al bando le armi atomiche. Ogni ricorrenza del 6 agosto gli abitanti di Hiroshima liberano nei fiumi cittadini migliaia di fiaccole galleggianti a portare ovunque l'appello per il disarmo nucleare e a cullare il riposo delle vittime dell'atomica. Nel punto centrale del Parco della Memoria si trova questa costruzione commemorativa, la cui forma ricorda la struttura delle primitive case giapponesi. È dedicata a tutte le vittime della bomba A. Lo scrigno sotto la volta contiene l'elenco di tutte le vittime dell'atomica nel mondo, comprese quelle dei tremendi effetti delle radiazioni che ancora oggi non hanno smesso di uccidere. Ogni anno, durante la solenne cerimonia del 6 agosto, alla presenza di decine di migliaia di persone, lo scrigno viene aperto e l'agghiacciante elenco viene aggiornato, a costruire una perenne e drammatica testimonianza della potenza mortale dell'arma nucleare. In secondo piano, al centro della foto, si intravede la fiamma della pace, sullo sfondo il rudere del tempio della bomba H. Ogni visitatore del Parco della Memoria che condivida l'urlo per la pace e il disarmo nucleare che si alza da Hiroshima è chiamato a far suonare questa campana affinché il suo rintocco possa raggiungere i 4 angoli del pianeta e far rimbombare ovunque la richiesta di un mondo senza armi e senza atomiche. In quell'agosto del 1945 diverse migliaia di studenti erano confluiti a Hiroshima dalle città vicine, in quanto mobilitati per contribuire ad alcuni lavori di demolizione edile nel centro cittadino. Al momento in cui venne sganciata la bomba, vennero sorpresi ai rispettivi posti di lavoro, tutti situati a pochi passi dall'ipocentro dello scoppio e non ebbero scampo. L'ora mattutina fu causa di morte anche per tanti altri cittadini. Infatti, il B-52 che portava la bomba atomica agì senza alcun preavviso e i rifugi antiaerei rimasero vuoti per gli abitanti di Hiroshima. Era una normale mattinata senza allarmi e molti di loro si stavano recando nei rispettivi posti di lavoro o a scuola quando vennero sorpresi dalla palla di fuoco. Questo esemplare di paulonia azzurra è l'unico albero di Hiroshima sopravvissuto allo scoppio nucleare. L'esplosione ne tranciò di netto il tronco, ma la parte rimasta, pur carbonizzata e soggetta al tremendo effetto delle radiazioni, continuò miracolosamente a dare germogli ed è tuttora in vita. Questo fatto sconvolgente
fu un segnale di grande speranza e conforto per i sopravvissuti all'olocausto nucleare, che aspettavano giungesse la loro ora, mentre contavano a decine gli amici e i parenti che ogni giorno morivano tra lancinanti dolori sotto l'effetto delle radiazioni. Quella pianta, che resisteva, mostrava loro che perfino in quello scenario di morte la vita poteva continuare. Il 9 agosto 1945, e cioè 3 giorni dopo l'olocausto di Hiroshima, la seconda bomba atomica venne sganciata sulla città di Nagasaki. Era un ordigno di potenza ancora superiore a quello di Hiroshima, ma lo scoppio avvenne troppo vicino al suolo rispetto alle intenzioni dei costruttori e quindi il raggio d'azione fu minore. Nonostante questo, in uno scenario apocalittico analogo a quello di Hiroshima, i morti furono oltre 80.000. Questo monumento per la pace accomuna le due città nel ricordo delle loro vittime. Questi 3 plastici in scala, situati nelle sale del Parco Museo della Pace, mostrano Hiroshima prima di essere colpita e dopo lo scoppio della bomba. Il cerchio che racchiude questi plastici corrisponde in scala ad un raggio di circa 3 chilometri. La distruzione in quest'area fu totale. Le altre sale del museo mostrano non solo ricostruzioni fotografiche e video, ma anche suppellettili, oggetti personali e reperti che testimoniano cosa succede ad una città sottoposta ad una temperatura di oltre 7.000 gradi centigradi e ad una pressione dello spostamento d'aria di 15 tonnellate per metro quadro. Binari del treno squagliati, bottiglie liquefatte, architravi in cemento piegate come burro, vestiti portati addosso dalle persone completamente inceneriti e orologi che da 50 anni sono fermi per l'eternità sulle 8:15. Ma anche una presenza umana rimasta impressa sugli scalini di una banca. Le radiazioni hanno sbiancato il colore del marmo tranne il punto in cui una persona con il proprio corpo ha schermato il punto in cui sedeva in attesa dell'apertura dell'ufficio. Lì, dove un uomo investito in pieno dalle radiazioni è morto sul colpo, il marmo è rimasto bruno. La bomba A ha fissato sulla pietra l'ombra di un uomo. Andiamo ora a visitare la città di Fukuoka. Questa bellissima e moderna città è situata sulla costa settentrionale dell'isola di Kyushu, a più di 1.000 chilometri a sud-ovest di Tokyo. L'isola su cui si trova è la terza in ordine di grandezza fra le 4 maggiori isole dell'arcipelago giapponese. È la città più popolata dell'isola ed è anche la città natale di alcuni cantanti famosi sia in Giappone che in gran parte degli stati asiatici, tra cui Ayumi Kamasaki, ormai meglio conosciuta come la regina del J-pop o pop giapponese. Il duo Shange e Asuka, autore dei testi delle proprie canzoni, Misia e Yui. In questa città, nel luglio del 2001, si sono svolti i mondiali di nuoto. Il fiume Naka divide la città in 2 parti. Sulla sponda occidentale si trova l'antica città con mura del 1200, costruite per proteggersi dalle armate degli invasori mongoli, e sulla sponda orientale si trova la principale zona commerciale dove si producono articoli in seta, vetro, pelletteria, tessuti, porcellana, macchinari, carta, oggetti in metallo e apparecchiature elettriche. Possiede un aeroporto e 2 università, quella che porta il nome dell'isola, costruita nel 1911, e quella della città
costruita nel 1934. Fukuoka è la città che più di ogni altra ha subito il fascino dell'architettura occidentale, dove non esiste progetto edilizio, o quasi, che non porti la firma di un grande architetto contemporaneo internazionale, ed è per questo motivo che è diventata ormai una tappa obbligata per gli studenti d'architettura di tutta l'Asia. Alcune di queste sue moderne costruzioni possiamo vederle nel centro residenziale Nexus World, nell'abbagliante centro commerciale di Canal City e nel distretto di Kashi, con campi da pallone e condomini altissimi. Gli alberghi giapponesi sono dotati di tutte le comodità e uno dei pezzi forti della tecnologia giapponese è senza dubbio il water dei bagni. Questo water è come tutte le cose che ci sono in Giappone. All'inizio non danno affidamento e non si vorrebbero provare, ma poi diventano dipendenza assoluta. La ciambella è frizionata, si alza e si abbassa da sola lentamente ed è permanentemente riscaldata. È munita inoltre di diversi pulsanti sulla sua destra da premere per varie necessità. Dopo aver fatto il nostro bisognino fisiologico, il giusto pulsante attiva una sonda che spara l'acqua direttamente nel sedere e funge quindi da bidet. La prima volta spaventa un po' perché il getto dell'acqua è forte e caldo, ma poi risulta molto comodo e soprattutto salva spazio, perché non occorre, come da noi, installare vicino al water la vaschetta del bidet. I giapponesi, quando vedono il nostro bidet, non capiscono che cosa sia e come ci si debba sedere sopra. Faccia al muro o di schiena? Come fa a lavare se l'acqua va in basso? Chiedono. Quando gli spieghi che è per lavarsi il sedere, dopo averla fatta, sbalorditi ti chiedono con le mani, ma non ti sporchi? E tu rispondi, sì, ma poi ti lavi. E però pensi, sì, ma intanto ti sporchi le mani. E capisci che il loro sistema è sicuramente migliore del nostro. Kumamoto fu costruita nel lontano 1500 ed oggi è la città più importante situata nella parte centrale di Kyushu,
l'isola più meridionale dell'arcipelago giapponese. L'isola è ricca di giacimenti carboniferi, soprattutto nella parte settentrionale, che forniscono circa la metà del carbone estratto in tutto il Giappone. Il principale prodotto agricolo è comunque il riso. Il territorio su cui sorge Kumamoto comprende un aeroporto, altre due città, alcuni centri minori e un'area rurale, ma nel suo interno sono state realizzate delle vere e proprie comunità industriali di alta tecnologia, i cui centri di produzione e gli istituti di ricerca sono localizzati lungo il confine settentrionale e orientale verso le montagne. La città è divenuta col tempo il cuore industriale dell'isola. È famosa soprattutto per la produzione di circuiti integrali ed ospita le fabbriche di microchips della Mitsubishi e della NEC, assieme ad alcune loro affiliate. Kumamoto è anche il mercato e il centro di trasformazione per i prodotti agricoli della regione circostante, dove sono fiorenti l'orticoltura e la coltivazione del tabacco, ed anche industrie alimentari, manufatturiere, di ceramiche e oggetti in bambù. Molti sono i motivi che hanno contribuito ad attrarre in questa regione le suddette industrie, tra cui alcune sorgenti sotterranee di acqua pura, aria pulita, un ottimo centro di ricerca e studio sull'alta tecnologia e anche facilitazioni fiscali e finanziarie. Vi si trovano anche tre università e cinque collegi per studenti che frequentano corsi di laurea in ingegneria, elettronica e istituti di ricerca e sviluppo. Fra le cose turistiche più interessanti da vedere vi è soprattutto il suo castello, considerato tra i più belli e famosi dell'intero Giappone. Fu costruito da Kiyomasa Kato, signore feudale di Kumamoto, circa 400 anni fa. Il castello venne ricostruito dopo essere stato danneggiato dalla ribellione Seinan nel 1877, e dal suo interno sono esposti numerosi cimeli storici. A proposito di castelli, c'è da dire che in Giappone per castello si intende un complesso di costruzioni al cui centro c'è la torre principale, entro cui solitamente abitava il signore del castello, e attorno ad essa si trovano altre torri minori, tutte quante fatte a forma piramidale. Essendo stati costruiti soprattutto in legno, pochi sono i castelli sopravvissuti integri fino ad oggi, vuoi per gli incendi, vuoi per i frequenti terremoti e vuoi per i bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale. Quelli che oggi si possono visitare sono per la maggior parte delle fedeli ricostruzioni di quelli originali. Nelle vicinanze di Kumamoto si trova il Monte Aso, un vulcano attivo del diametro di 25 km, e la città di Nagasaki, antica cittadina portuale famosa per il suo tragico passato che l'accomuna alla città di Hiroshima, essendo stata anch'essa distrutta dalla bomba atomica, la seconda ed ultima sganciata dagli americani, ed oggi divenuta un'importante tappa del commercio asiatico. In una zona montuosa, nelle vicinanze di Kumamoto, nel febbraio del 2004 è stato rinvenuto il più antico fossile del Giappone, un teschio di Androsauro, un dinosauro vissuto circa 85 milioni di anni fa.
Il Giappone ha un territorio grande circa quanto quello italiano. Le isole del Giappone sono spesso scosse da terremoti e costantemente interessate da fenomeni di vulcanismo, poiché situate in una regione del pianeta dove si incontrano quattro placche della crosta terrestre: l'Eurasiatica, quella delle Filippine, quella del Pacifico e quella nordamericana. Le tensioni fra le placche determinano l'allontanamento del Giappone dal resto dell'Asia alla velocità di 10 centimetri l'anno. Lungo le linee di frattura si elevano oltre 165 vulcani spenti e 50 attivi. Il Giappone è quindi il paese del mondo più soggetto a terremoti e maremoti. Al vulcanesimo è collegato il fenomeno caratteristico delle sorgenti calde, delle quali in Giappone ne esistono circa 2000. Alcune di queste sorgenti si trovano in luoghi difficilmente accessibili fra le montagne e vengono utilizzate con piacere da tribù di scimmie locali. Per arrivare in questo parco, chiamato Takasaki Yama, che si trova in cima al monte Misei, da cui si gode un bellissimo panorama, c'è una funivia. Le scimmie che vi abitano liberamente, circa 2000, sono solite importunare i visitatori che hanno con sé cose da mangiare, cercando di scippare loro anche le borse. Per ovviare a ciò sono stati installati degli armadietti in cui riporre le borse all'arrivo della funivia e vi sono dei cartelli che indicano come trattare le scimmie. Proseguendo il nostro viaggio nell'isola di Kyushu, considerata la culla della civiltà giapponese, dove si trovano verdissime coltivazioni di riso, montagne e scogliere che si affacciano sull'oceano, andremo ora a visitare la cittadina di Beppu. Dal suolo di Beppu scaturisce così tanta acqua calda che il posto è considerato la capitale delle sorgenti calde del Giappone. Questa cittadina è famosa fin dal Medioevo perché sul suo territorio si contano ben 3.800 fra sorgenti calde, geyser e fumarole, segno di una considerevole recente attività vulcanica. Infatti si trova alle pendici di una collina di detriti vulcanici ed è circondata da molti vulcani ormai inattivi. La leggenda vuole che le suddette sorgenti calde, capaci di attirare ogni anno più di 12 milioni di persone, giapponesi e non, abbiano poteri straordinari sul corpo e sulla mente dei loro visitatori. Quello di Beppu è il più grande complesso termale del Giappone e nel suo quartiere, Kanaua, vi si trovano nove tra i maggiori punti caldi o sorgenti del paese, ribattezzati anche i nove inferni di Beppu. Le terme forniscono acqua calda anche agli alberghi, alle locande e alle abitazioni private. Queste acque minerali vulcaniche, alcune di color rosso sangue, altre di color azzurro acquamarina e altre di color bianco latte, hanno un odore che copre tutta la gamma dei profumi, dagli aromi floreali a quello delle uova marce. Sono particolarmente indicate contro malattie della pelle, nevralgie, mal di schiena, stress ed affaticamento e contribuiscono a riattivare la circolazione sanguigna eliminando la sensazione di spossatezza. Nei bagni pubblici termali ci sono alcune regole da rispettare. Prima di immergersi si è tenuti a lavarsi, sfregarsi e risciacquarsi accuratamente in modo da non lasciare addosso la più piccola insignificante molecola di sporcizia o di sapone. Questo perché l'acqua minerale bollente della sorgente naturale non va sprecata buttandola via dopo un bagno, ma si conserva per gli ospiti successivi.
il bagno si fa nudi, nella stessa vasca e in compagnia di parecchie altre persone, uomini e donne. In alcuni bagni più moderni si può però trovare l'atmosfera di un parco acquatico e in questi casi si incoraggiano i clienti ad indossare costumi, soprattutto nel caso di bagni misti. I clienti di queste stazioni termali naturali all'aperto, che i giapponesi chiamano onsen, portano generalmente con loro nella vasca un piccolo asciugamano che talvolta usano come accappatoio, soprattutto quando percorrono la strada che separa i lavatoi dai bagni. Riguardo all'indossarli, quando si è in acqua si pone lo stesso problema dei costumi da bagno. Molti onsen hanno cartelli che vietano il contatto tra l'asciugamano e l'acqua, sostenendo che la sporchi. È d'abitudine lasciare l'asciugamano al lato della vasca quando ci si immerge, ma alcuni l'avvolgono sulla testa. Nel suo lago, esteso per 5.000 metri quadri e profondo 200 metri, nato 1.200 anni fa in seguito ad un'esplosione vulcanica, nei mesi da maggio a novembre fiorisce il fior di loto gigante e naturalmente nell'acqua bollente. Una volta usciti dalla vasca, indossata la leggera yukata, e sdraiati sui freschi tatami per smaltire il calore accumulato, è facile credere di essere passati, come Dante, dall'inferno al paradiso. I tatami sono dei pannelli rettangolari adottati per la pavimentazione, fatti con paglia di riso intrecciata e pressata. Su di essi è doveroso camminare senza scarpe e quindi solo a piedi nudi o con calze. Su di essi si svolge anche la cerimonia del tè. Lo yukata è un indumento estivo tradizionale giapponese. Ha maniche larghe e cuciture piatte. A differenza del kimono, è fatto generalmente di cotone invece che di seta o tessuti sintetici. Non ha fodera ed è un indumento rinfrescante. Viene indossato in estate, ma anche dopo aver fatto il bagno negli alberghi tradizionali giapponesi, e letteralmente significa abito da bagno. Il modo corretto di indossare uno yukata è quello di avvolgere il lato sinistro sul lato destro. Il contrario va evitato perché si avvolge il lato destro sul sinistro solo in occasione di funerali. La cintura apposita per chiudere lo yukata si chiama obi. Ai piedi vengono di solito indossati dei sandali tradizionali in legno che si chiamano geta. Nella foto vediamo uno dei famosi e modernissimi treni proiettile che girano per il Giappone, tutti puntuali e velocissimi, scorrendo a circa 270 km all'ora. Si chiamano Shinkansen e danno l'idea della velocità anche quando sono fermi. È un mostro tutto bianco modellato dal vento, sembra uscito dalla matita di un creatore di effetti speciali. All'interno è tutto orientabile, i sedili sono girevoli, è vietato stare in piedi e in ogni carrozza c'è un megaschermo tipo aereo che annuncia le fermate e illustra le zone attraversate. L'ultima tappa del nostro viaggio attraverso il Giappone è la città di Osaka, la terza città del Sollevante per numero di abitanti e uno dei centri più importanti per lo shopping con ristoranti famosi e vita notturna. Anche la città di Osaka fu danneggiata pesantemente durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È stata completamente ricostruita in stile moderno, conservando però preziosamente gli antichi edifici del passato. Fa concorrenza a Tokyo per quanto concerne il commercio. Già nel IV secolo era infatti soprannominata città dei mercanti
ed il suo porto attirava mercanti da tutto il Giappone, dalla Cina e dalla Corea. Sul suo territorio sono presenti numerose industrie chimiche, alimentari, tessili e cantieristiche. Molto sviluppata è l'attività della pesca, l'allevamento dei bovini e dei suini e la produzione di riso e tè. Osaka, inoltre, è un importante centro culturale con numerose biblioteche, musei, università ed istituti superiori. Qui si trovano alcuni fra i centri commerciali più belli del paese. Vi si parla un dialetto caratteristico ed è la patria del Bunraku, il teatro delle marionette. È considerata la cucina del paese o la capitale della buona tavola. Tra gli sport maggiormente praticati vi sono il tennis, il calcio e la pallavolo. Il lato ad ovest della città si affaccia sulla baia di Osaka. La zona nord della città, Umeda, è quella degli affari e dei grattacieli. Nella zona sud, Minami e Namba, ci si diverte la sera. In quasi tutte le fermate della metropolitana ci sono centri commerciali e piazze sotterranee con fontane, giochi d'acqua, pavimenti e colonne in marmo. Il Sanbai Gai, nella stazione Kankyu a Umeda, è il più famoso ed è tutto in marmo. Sembra di essere dappertutto tranne che sottoterra. Fra le molte attrazioni turistiche della città vi è sicuramente il castello di Osaka. Questo castello è datato 1583 e fu costruito sulle rovine di un antichissimo tempio. Ha subito negli anni diverse devastazioni e dopo la Seconda Guerra Mondiale fu ricostruito in cemento fedelmente all'originale ed è stato dotato anche di ascensori. Spunta dal verde su un'isoletta fortificata di circa 1 km², circondata da canali. È una delle attrazioni turistiche più popolari ed importanti del Giappone, assieme al museo della città situato al suo fianco. L'edificio centrale del castello è alto 5 piani all'esterno e 8 piani all'interno. Il castello è aperto al pubblico ed è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria. È circondato da un bel parco con una gran quantità di ciliegi che attira molto pubblico sia durante la loro fioritura che nelle festività stagionali, quando vi sono diversi ambulanti, venditori di cibo e suonatori di taiko. Il taiko è un grande tamburo a forma di botte e viene suonato con due mazze di legno. Nelle sale interne al castello viene spiegata con adeguate e molteplici esposizioni tutta quanta la storia del castello dall'origine fino ad oggi. Dalla piattaforma dell'osservatorio, situato all'ottavo piano, si può godere un fantastico panorama sulla città. Un'altra attrazione turistica da non perdere è la costruzione del cielo o torri gemelle di Umeda. Si trova a nord-ovest della stazione di Osaka e vicino alla stazione di Umeda. Si tratta della costruzione di arte moderna più spettacolare della città. È una costruzione di 40 piani, alta 173 metri, formata da due torri gemelle collegate tra loro da una piattaforma futuristica posta a mezz'aria fra il 39° e il 40° piano, su cui si trova un osservatorio ed un giardino pensile chiamato Giardino Galleggiante. L'osservatorio offre una vista a 360 gradi sulla città e sul porto. Si raggiunge con un ascensore di vetro situato nella torre est, ma gli ultimi 5 piani possono essere fatti con scale mobili esterne contenute
in tubi di vetro sospesi in aria sotto all'apertura rotonda di accesso posizionata fra le due torri. Percorrere queste scale mobili, sia in salita che in discesa, è un'esperienza unica e suggestiva, sconsigliata però a chi soffre di vertigini. L'osservatorio posto all'ultimo piano, il 40°, è allo scoperto, mentre quello al 39° è coperto e dotato anche di un bar-ristorante. Ci sarebbero molte altre cose interessanti ad Osaka da vedere e da spiegare, come l'acquario con la vasca più grande al mondo che ospita uno squalo bianco, il Museo della Marina che si trova in mare dentro ad una grande cupola alla quale si accede attraverso una galleria sottomarina, il Museo della Pace in memoria degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, il Museo della Ceramica Orientale con le sue bellissime collezioni coreane e cinesi, il Parco Divertimenti degli Universal Studios con tutte le attrazioni dei film più famosi, la grande ruota panoramica che ha un diametro di 100 metri e un'altezza di 113 e che la sera, a seconda del colore di cui si illumina, dà le previsioni del tempo per il giorno dopo: rosso se sarà bel tempo, verde se nuvoloso e blu per la pioggia. La Torre del Paradiso, alta 91 metri, ma purtroppo il tempo stringe e dobbiamo tornare in Italia. L'aeroporto di Osaka è anch'esso un'opera architettonica e ingegneristica. È un aeroporto galleggiante costruito su un'isola artificiale nella baia della città, lunga 1 chilometro e 700 metri. La sua copertura è formata da un insieme di 82.000 identici pannelli di acciaio inossidabile. Tutta la struttura è in grado di resistere a forti terremoti. È stato costruito in 38 mesi, dal 1991 al 1994.